Buongiorno, bentrovati, prima edizione del TG6 che apriamo con un'ampia pagina di cronaca. Partiamo da Pescara, una doppia operazione dei carabinieri della locale compagnia, in manette 5 romeni per furto di rame nell'ex cementificio, arrestato anche un giovane di origine pugliese per rapina. Vediamo. Avevano appena rubato dall'ex cementificio 8 quintali di rame quando all'uscita hanno trovato ad attenderli i carabinieri che li hanno arrestati per furto. In manette 5 romeni, tutti residenti a Vasto. Sono stati arrestati in flagranza di reato 5 cittadini romeni autori di un grosso furto di rame all'interno di un cementificio. I 5 hanno scavalcato la recinzione e sono entrati all'interno del cementificio. E hanno iniziato a raccogliere del rame, lo hanno ripulito, quindi sgusciato, e dopo diverse ore, dato il quantitativo di quasi 800 kg, si stavano apprestando a metterlo in macchina su una Mercedes per poi portarlo. Erano persone in trasferta. Arrestato la notte scorsa anche un 33enne pugliese che ieri sera aveva rapinato con un complice, poi riuscito a fuggire, un distributore di benzina di Cappelle sul Tavo. I due, dopo essere stati costretti a lasciare la loro auto, hanno anche provato a chiamare un taxi. Intorno alle 8:30 di sera è stata consumata una rapina da parte di due persone, di cui una armata con un mitra a questo distributore di benzina. E una pattuglia che transitava sul posto, allertata pochi istanti prima, ha avuto l'intuito di capire che questo furgone, di cui sconoscevamo all'inizio i dati, il colore, qualunque elemento, poteva essere sospetto e poteva essere il mezzo utilizzato dai rapinatori. Si è posta all'inseguimento e il mezzo poi ha terminato poco dopo fuori strada. I due rapinatori sono scappati quindi nelle campagne, uno è riuscito a dileguarsi, mentre l'altro, dopo aver cinturato la zona, è stato individuato nel paese. E la sua posizione, insomma, è chiarissima, in quanto gli è stata trovata la refurtiva, circa 700 euro, 480 euro, e aveva addosso e ancora il computer, anche questo portato via durante il colpo. Ancora cronaca, cumuli di rifiuti speciali e pericolosi depositati ed abbandonati su ettari di terreno sulle sponde dei corsi d'acqua della provincia teatina sono stati scoperti dai militari della Guardia di Finanza di Chieti che quotidianamente nell'ambito del controllo del territorio lavorano anche per tutelare l'ambiente e far rispettare le norme di salvaguardia dell'ecosistema contro l'inquinamento ed il rischio di contaminazioni del terreno a tutela della salute pubblica. In particolare nel corso di una vasta e prolungata attività di indagine denominata Clean Land, i finanzieri del nucleo della compagnia di Chieti, diretti dal capitano Angela Luana Vallario e coordinati dal colonnello Vittorio Mario Di Sciullo, hanno sottoposto a sequestro diverse discariche abusive a cielo aperto, alcune delle quali prossime a corsi d'acqua, denunciando all'autorità giudiziaria 10 soggetti per attività di gestione di rifiuti non autorizzata in violazione della normativa ambientale e sanzionando 2 persone per violazione della norma relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Durante l'operazione sono state individuate 10 zone pericolose, ovvero aree che si estendono per oltre 55.000 metri quadrati ed alcuni capannoni dove senza alcuna autorizzazione o precauzione venivano stoccati oltre 400 veicoli in evidente stato di abbandono, privi di targa, motori e parti meccaniche, 1.000 pneumatici, materiale plastico in genere, elettrodomestici, batterie esauste, pezzi di motore impregnati d'olio e parti di essi. Sono stati inoltre trovati in diverse aree circa 500 metri quadri di laste di Eternit, pronte per essere smaltite in totale violazione delle normative vigenti. Ancora cronaca, la polizia dell'Aquila sta indagando su un presunto ricatto a luci rosse in cui sarebbe coinvolto un giovane del capoluogo regionale, Giorgio Alessandri. Anche un 17enne aquilano stava per finire nella trappola delle foto hard su internet. Il giovane non ha però ceduto al ricatto e ora il caso è al vaglio della Procura della Repubblica dell'Aquila. Il giovane è stato contattato sui social dalla donna alla quale ha inviato una foto. L'amicizia virtuale è andata avanti fino a quando la giovane gli ha chiesto un'altra foto, questa volta a sfondo pornografico e facendo cadere il minorenne nel raggiro. La ragazza gli ha infatti chiesto 200 euro da accreditare su una carta telefonica prepagata intestata ad un'altra persona, altrimenti la sua foto sarebbe finita in rete.
Il minorenne ha allora preso coraggio e si è recato alla Procura della Repubblica, dove ha raccontato la sua esperienza. Le indagini sono state affidate alla sezione di polizia giudiziaria della Questura, diretta da Mauro Panzini. La ragazza sarebbe già stata identificata e sarebbe originaria della provincia di Napoli, mentre non è ancora stato rintracciato il mancato beneficiario della carta telefonica prepagata che ha agito di concerto con la sospettata. Pare che si tratti di una persona straniera. Intanto è stato aperto un fascicolo nel quale si ipotizza il reato di tentata estorsione e la rete dei giovanissimi coinvolti in questa torbida vicenda potrebbe allargarsi dopo gli approfondimenti degli inquirenti. Ancora all'Aquila, cronaca giudiziaria, perché l'ex capo dipartimento della protezione civile Guido Bertolaso non rinuncerà alla prescrizione del reato per cui è imputato all'Aquila nell'ambito del processo satellite alla commissione grandi rischi in cui è accusato di omicidio colposo plurimo e lesioni, in particolare per aver organizzato una operazione mediatica perché vogliamo rassicurare la gente, si legge, come disse in una intercettazione convocando la riunione di esperti del 31 marzo del 2009 a 5 giorni dalla scossa distruttiva del 6 aprile. Esperti a loro volta processati, condannati in primo grado e assolti in appello e Cassazione, tranne l'ex numero 2 di Bertolaso, Bernardo De Bernardinis, condannato in via definitiva a 2 anni di carcere. Ad annunciare la svolta in aula oggi nel corso dell'udienza dibattimentale è stata la difesa dell'ex capo dipartimento della protezione civile, in particolare l'avvocato Filippo Dinacci, una mossa che smentisce quanto affermato nei mesi scorsi da Bertolaso, in particolare quando stava per candidarsi a sindaco di Roma con il centrodestra, ovvero che avrebbe rinunciato alla prescrizione appena la legge glielo avrebbe consentito. E parliamo ancora di cronaca e di origine aquilani, ma ha lavorato per lungo tempo in Emilia Romagna. Sara Cicchetti è il nuovo dirigente della squadra mobile di Teramo, succede a Gennaro Capasso, oggi alla guida della mobile dell'Aquila. Alfredo Primante. Spero di dare il meglio e di mettermi completamente a disposizione della questura, è un rientro che mi fa molto piacere, sì. Sono queste le prime parole da dirigente della squadra mobile della Questura di Teramo di Roberta Cicchetti, appena subentrata a Gennaro Capasso dopo 15 anni passato alla direzione della mobile di L'Aquila. Di origini aquilane, sposate con una bimba, il nuovo dirigente della mobile teramana in polizia dal 2008, ma ha già accumulato importanti esperienze professionali. A Parma diretto l'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e l'ufficio immigrazione, mentre dal 2013 è stata in forza la squadra mobile della Questura di Bologna. Darò sicuramente il mio contributo sotto il profilo della sicurezza, sono abruzzese e conosco la città di Teramo e metterò a disposizione della città e dei cittadini della città di Teramo le mie competenze professionali maturate nel corso degli ultimi 6 anni, gli ultimi 4 dei quali trascorsi alla squadra mobile della Questura di Bologna, dove ho lavorato alla sezione crimine diffuso, alla sezione criminalità straniera e prostituzione e alla sezione di contrasto al crimine organizzato. La presentazione del nuovo dirigente è stata l'occasione per il questore di Teramo Enrico De Simone di fare il punto sulla stagione estiva appena trascorsa e tracciare le linee dell'attività di prevenzione e repressione del crimine dei prossimi mesi. A questo proposito a breve ci sarà l'incontro tra Capasso e Cicchetti per concretizzare il passaggio delle consegne e un vertice con la Procura della Repubblica e il nuovo capo della mobile. Il bilancio è più che positivo e speriamo di continuare così, soprattutto diciamo il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio a mezzo della volante e dei servizi incrementati nella zona nord della costa hanno debellato numerosi episodi di spaccio di stupefacenti, di traffico di materiale contraffatto. Abbiamo fatto anche, come voi ben sapete, dei recuperi di refurtive, tra cui quello famoso delle biciclette, scoprendo un deposito dove erano già pronte per essere spedite all'estero. Adesso con la stagione invernale ricomincerà sicuramente a incrementarsi la prostituzione nella zona del litorale, ma non di meno continueremo il controllo del territorio proprio sulla città, ma ripeto, sicuramente la costa con la prostituzione e quindi immigrazione clandestina è sempre chiaramente il discorso degli stupefacenti che si sposterà dalla costa all'interno degli appartamenti.
E cambio al vertice anche del comando del reparto operativo dei carabinieri della compagnia di Pescara, il tenente colonnello Gaetano La Rocca, infatti il nuovo comandante, 39 anni, nativo di Salerno, prende il posto del tenente colonnello Giovanni Di Niso, destinato ad altro incarico a Firenze. La Rocca ha frequentato l'Accademia Militare di Modena dal 1996 al 1998, per poi completare il ciclo formativo presso la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma dal 98 al 2001, con conseguimento della laurea in giurisprudenza. Dal 2001 al 2002 coperto l'incarico di comandante della prima compagnia dell'undicesimo battaglione Carabinieri Puglia di Bari, occupandosi di servizi di ordine pubblico su tutto il territorio nazionale. Dal 2002 al 2005 è stato comandante del NORM della compagnia di Cosenza e successivamente, fino al 2008, ha comandato il nucleo Carabinieri di Campione d'Italia. Dal 2008 al 2013 il tenente colonnello Gaetano La Rocca ha comandato invece la compagnia di Sciacca in provincia di Agrigento, poi quella di Lecco fino agli inizi di settembre di quest'anno. E cambiamo pagina, parliamo di terremoto, perché dopo la forte scossa di questa notte di magnitudo 4.1 registrata all'1.34 a 4 km da Accumoli, centro devastato già dal terremoto del 24 agosto scorso, nelle ore successive sono seguite numerose repliche del terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito il Reatino, appunto nel termine del mese scorso. Le ha registrate la rete sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le scosse hanno interessato l'area già attiva dal 24 agosto. Le repliche con magnitudo superiore a 3.0 sono state registrate soprattutto nella zona a nord verso Norcia in Umbria, di cui due di magnitudo 3.1 e 3.4 alle 5.30, a pochi secondi l'una dall'altra, e una prima alle 3.20 di magnitudo 3.2 in provincia di Rieti. Utilizzare le eventuali economie del piano di edilizia scolastica per interventi di miglioramento sismico. Al liceo scientifico Einstein e al classico convitto delfico, a chiederlo alla regione Abruzzo è il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, che nella nota richiama la relativa normativa. Stando alla lettura degli atti dirigenziali regionali, secondo la provincia di Teramo vi sarebbero infatti circa 1.600.000 euro di economie per effetto della mancata realizzazione di opere inserite nel piano, ma per diversi motivi non realizzate. Se queste somme fossero effettivamente disponibili, noi candidiamo finanziamento. L'Einstein e il Delfico, dice il presidente della provincia di Teramo Di Sabatino, due strutture corredate da un'ampia indagine diagnostica compiuta dagli esperti della Protezione Civile. Chiudiamo la pagina relativa al post terremoto, ci spostiamo a Pescara perché è stato necessario l'intervento della soprintendenza per far sedere allo stesso tavolo amministrazione comunale, ambientalisti e tecnici per il caso dell'abbattimento degli alberi nel capoluogo adriatico. Francesca Romana Testi. C'era attesa per il tavolo tecnico convocato dalla soprintendenza sulla questione alberi di Pescara. Ambientalisti, amministrazione comunale, tecnici ed esperti si sono confrontati per mettere in chiaro le polemiche in corso. Prima di fare un'operazione, in questo caso esiziale, cioè l'abbattimento delle piante, si fa l'approfondimento strumentale, come andare dal medico, e prima di fare un'operazione al cervello uno fa la TAC. Poi, se la forestale sarà d'accordo, invierà i propri tecnici che insieme con questo tavolo continuerà a lavorare e, ripeto, a fare gli approfondimenti proprio strumentali. Si faranno a queste piante delle prove a trazione, delle tomografie, cioè si faranno proprio degli studi ulteriori per capire quelle che possono magari rimanere, essere controllate nei prossimi anni, e invece quelle che effettivamente anche da un'analisi strumentale vengono da abbattere. A parlare oggi ci sono anche gli agronomi forestali che, stemperate le polemiche, ci tengono a chiarire più di un punto al contestato lavoro di uno dei loro rappresentanti, quello contro cui più di una volta hanno rivolto critiche gli ambientalisti. In condizioni come queste, in cui sono presenti rivoltamenti delle ceppaie oppure presenza di patogeni o stroncature da neve o da piogge intense, comunque sia, non fanno altro che
supportare la relazione del nostro iscritto Rabottini, a lui è stata commissionata una visuale speditiva e non una strumentale. La visuale speditiva vede tutto nell'ottica del cittadino, della città, dei pericoli. La strumentale è nell'ottica dell'albero e che si fa più che altro non in un'alberatura, ma si può fare in un parco pubblico con alberi, diciamo, di una certa consistenza dove non c'è pericolo imminente. Quindi quella di Rabottini è stata una relazione ampiamente valida. E noi restiamo a Pescara, dove oggi sono stati presentati dal vicepresidente della regione Giovanni Lolli i nuovi bandi del Ministero per lo Sviluppo Economico e per la Ricerca, una grossa opportunità per le imprese abruzzesi. È un bando che tra l'altro è a sportello, è già aperto, scadrà il 17 di ottobre, oggi è il primo giorno che viene presentato, noi siamo la prima regione che cui questo bando si presenta e noi ci auguriamo, ci aspettiamo, lavoreremo perché le aziende abruzzesi con le università, con il sistema dell'istituto di ricerca partecipino e assorbano molta parte di queste risorse. La ricerca è la chiave fondamentale delle industrie del futuro, le industrie che stanno andando bene in Abruzzo, accanto purtroppo a tante che non vanno bene, ma ce ne sono anche molte che vanno bene, che reggono il mercato, stanno sui mercati internazionali, sono soprattutto le aziende che di più hanno scommesso sull'innovazione e di più hanno fatto ricerca e di più hanno lavorato in rete con le nostre università o con gli altri istituti. Questa è la chiave fondamentale e quindi questo bando dà una grande spinta. Noi, vorrei ricordare, naturalmente abbiamo già investito molte risorse nostre dei fondi strutturali 7-13 sulla ricerca e B, oggi qui spiegheremo. Investiremo con il nuovo FESR e altre iniziative sulla ricerca, certo non ci sovrapponiamo a questa in modo che offriamo alle aziende un panel, un ventaglio di possibilità diverse. Presidente Ballone, nuovi bandi per i fondi destinati alle imprese abruzzesi, si tratta di una grande opportunità. Sì, questo è sono degli assi che sono stati predisposti. Che fanno appunto hanno come finalità quello di stimolare ulteriormente gli investimenti. Sono bandi che noi come Confindustria sollecitiamo nella emanazione perché registriamo qualche ritardo, ma credo che stamattina verranno fuori soluzioni operative dirette. Cambiamo argomento, combattere le sovrapposizioni delle tratte del trasporto pubblico locale. L'azienda di trasporto abruzzese TUA, dopo l'avvio dell'anno scolastico, prosegue infatti l'opera di riduzione dei costi e di riordino territoriale. Prosegue il piano di riordino dell'azienda di trasporto unico abruzzese e prosegue anche il piano di contenimento costi. Se le manovre messe in campo nell'ultimo anno hanno prodotto il risultato sperato, non è ancora conclusa la lista delle voci da ridurre. Prosegue infatti la conta delle sovrapposizioni e la pianificazione di nuove combinazioni per ovviare ai chilometri doppione. Ovviamente l'impegno dell'azienda è che i tagli non vadano ad impattare sui servizi offerti ai cittadini. Questo significa eliminare le sovrapposizioni o eliminare anche le parziali sovrapposizioni. Molto spesso due corse nascono da località diverse e hanno un unico luogo di destinazione e magari si intersecano per strada. Ecco, il nostro obiettivo è fare in modo che una sola di quelle corse arrivi a destinazione assumendo il carico dei passeggeri dell'altra corsa. L'avvio delle scuole poi ha avuto un capitolo dedicato se si pensa che in molti casi i flussi di studenti abbiano subito modifiche vuoi per implementazione o per diminuzione. In molti casi si è reso necessario l'aumento delle corse. Registriamo in questi giorni in alcuni, per fortuna, casi isolati delle difficoltà. Lì dove ci sono difficoltà, per essere chiari, autobus che viaggiano in sovraccarico, stiamo predisponendo corse bis per fare in modo che tutti gli studenti possano arrivare a scuola in condizioni assolutamente di comodità. Quest'anno abbiamo avuto solo come luogo di destinazione le scuole di Atri, un incremento di ben 250 studenti che lo scorso anno frequentavano altri istituti e naturalmente poter sopperire a questo significa lavorare nei primissimi giorni della riapertura come abbiamo fatto. Io credo che anche queste criticità, credo di poter dire, sono state tutte pienamente superate.
e l'azienda di trasporto unico locale nella settimana europea della mobilità ha presentato My Cicero, la nuova app dedicata all'acquisto di titoli di viaggio a portata di smartphone, una novità che aiuterà anche a combattere il fenomeno dell'evasione. Un'app per viaggiare sempre muniti di biglietto e calcolare percorsi, cambi e anche le aree di sosta, tutto in un click di smartphone. Si chiama My Cicero ed è un servizio gratuito a disposizione degli utenti. A presentarlo oggi è l'azienda di trasporto unificata Tua, che invita ad una prova gratuita il prossimo 22 settembre in occasione della Settimana Europea della Mobilità. Tutti i biglietti emessi in quella giornata dall'app daranno diritto a mobilità gratuita. My Cicero è stata pensata per garantire da un lato la praticità di acquisto dei titoli di viaggio e dall'altra per ridurre il fenomeno dell'evasione. Sarà sufficiente indicare il luogo di partenza e destinazione per trovare tutte le combinazioni a disposizione dell'utente integrate dalle tratte effettuate dai mezzi di TPL. Dalla sezione biglietteria si potrà procedere all'acquisto con pagamenti tramite carta di credito, conto corrente o di rimando presso le ricevitorie Sisal Pay. Sarà possibile procedere anche al rinnovo di abbonamenti mediante il proprio codice. Per obliterare il biglietto sarà sufficiente premere il tasto attiva, operazione che andrà compiuta prima di salire sul mezzo, poiché sarà a disposizione del controllore una clessidra che indica da quanto tempo sia stata effettuata l'operazione, per ovviare così al fenomeno dell'evasione da parte di chi volesse procedere solo in presenza di personale sull'autobus. L'applicazione è in uso anche presso Trenitalia, così da fondere insieme corse che necessitano di entrambi i mezzi. Il costo dei biglietti tramite app sarà il medesimo di quello effettuato tramite i punti vendita. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, spostandoci a Teramo, perché grazie al contributo della Team Teramo Ambiente sono salvi i concerti d'organo della Primo Riccitelli. Al via il 22 settembre la 32esima edizione del festival con il London Brass. In chiusura Elisa Leuzzo. Qual è il programma della 32esima edizione dei concerti d'organo? Quest'anno per i concerti d'organo prevedono, per il festival prevede quattro concerti, quattro appuntamenti tutti nella nostra cattedrale a Teramo alle ore 21. Sarà il maestro Meyer il 20 settembre che aprirà questo festival, poi il 22 ci sarà il maestro Zareschi dalla Russia, dalla Filarmonica di Leningrado, in questo caso San Pietroburgo, e il 27 il maestro Eugenio Maria Fagiani, italiano, organista titolare del festival e dell'organo anche del Santuario della Verna. E poi chiuderà il festival il maestro Johansen, anche lui dalla Germania, che è titolare, organizzatore titolare della chiesa madre della città di Stoccarda in Germania. Sono quattro organisti di livello internazionale molto importanti e sono molto contento di averli qui quest'anno, in questa 32esima edizione, che non si svolgerà appunto come negli altri anni, nelle passate edizioni, nel mese di giugno, ma nel mese di settembre. Quest'anno, devo dire, sono molto contento perché il festival sembrava che non, per mancanza di fondi purtroppo non si potesse più fare dopo tantissime edizioni. E invece poi il festival si è potuto fare quest'anno nel mese di settembre grazie al contributo della Team. Io volevo quindi ringraziare la Team come azienda appunto per aver voluto sostenere questo progetto culturale molto importante per la città di Teramo, che era veramente un peccato se quest'anno non si poteva quindi realizzare. E volevo quindi ringraziare, e augurandomi anche che questo possa essere uno sprone per il futuro, anche per altre aziende e enti privati che vogliano investire nella cultura nella nostra città. Siamo alla pagina dello sport e del calcio per parlare del Pescara, che domani sera torna in campo per il turno infrasettimanale alle 20:45 allo stadio Adriatico. Ci sarà la sfida con il Torino, assenze sia in casa biancazzurra che nel team granata. È in corso di svolgimento proprio in questi minuti la conferenza stampa pre-gara del tecnico biancazzurro. Andiamolo ad ascoltare. Vedere una partita, perché le condizioni che cambiano quello che succede in campo sono determinate da quello che fai tu e anche da quello che fanno gli altri. Quindi tu puoi preparare una partita per andare in avanti all'attacco e poi succede che con l'Inter i primi 10 minuti non riuscivamo a salire. E allora la squadra di conseguenza si adatta a quella che è la partita. Ecco qual è
Ecco cosa intendo per lettura dei momenti della partita, perché io posso preparare una partita, io preparo una partita per andare a prendere altri, ma poi ci sta che il Torino, e noi magari non siamo brillanti, noi facciamo delle scalate fatte male, il Torino ha maggior possesso palla, si trova in una giornata di grande personalità, comincia a giocare la palla e non riesce ad andare in avanti. A quel punto la squadra deve capire in campo che in quel momento, non in quella partita, in quel momento deve fare qualcosa di diverso. E quindi la squadra che si adatta a quella che è la partita. Cioè quando poi ci sono ovviamente ideologie e ideologie, c'è l'allenatore che magari sin dal primo minuto non vuole manco andarli a prendere lì, si mette lì, tutti sotto la linea della palla e aspetta il contropiede e aspetta che sbagliano gli altri. Noi non siamo così, noi proveremo sempre ad andare a prenderli alti. Poi sono momenti della partita in cui riusciremo e momenti della partita in cui non riusciremo. Quando mi si viene a dire, e questo è successo anche l'anno scorso, hanno capito il gioco del Pescara, siamo noi che ci adattiamo agli altri. Cioè, voi in questo inizio campionato quanti moduli avete visto in campo? Io ne ho visti almeno 10. Una volta ci troviamo 4-4-2, una volta 4-3-3, una volta 4-3-2-1, una volta 4-3-1-2, a volte 5, siamo messi anche a 5. Quindi il modulo è una baggianata, cioè sì, gioca quello e gioca quell'altro, ma poi sono loro che in campo vanno a trovare le posizioni. Noi, adesso dirò un'eresia, ma io quando ho visto giocare la Lazio con Felipe Anderson quinto a destra ho detto li sfondiamo. Noi l'abbiamo fatto due volte, abbiamo preso un rigore, abbiamo fatto una ripartenza, però purtroppo la Lazio ha vinto, Simone Inzaghi ha fatto una determinata cosa, ha vinto 3-0 e lui ha ragione, ma probabilmente, magari no, probabilmente se noi fossimo stati più brillanti, con più personalità, come abbiamo fatto le prime tre partite, l'avremmo sfondati sulla sinistra. E non è stato così, quindi però... Queste le parole in diretta del tecnico del Pescara Massimo Oddo, proprio in conferenza stampa in questi minuti al Marina di Pescara. A proposito di Pescara, è uscita la lista dei convocati per la gara di domani. Non ci sono gli infortunati Coda, Beibek e Zuparic, c'è invece lo slavo Muric. Lasciamo il Pescara, ma parliamo ancora della gara di domani sera. Parliamo del Torino, perché è pronto a tornare sul mercato il team Granata dopo l'infortunio del terzino. Anzi, però siamo al Torino. Poco fa in conferenza stampa l'allenatore della formazione Granata, Mihajlovic, ha confermato di avere problemi nel reparto offensivo. Le assenze infatti di Alaic e Maxi Lopez sono importanti, come quella di Belotti, che dovrebbe essere recuperato ma che potrà al massimo sedere in panchina. Al centro dell'attacco dunque toccherà di nuovo al giovane argentino Boyer, out Molinaro per la rottura del crociato del ginocchio sinistro, Barreca è favorito su Moretti per presidiare la fascia sinistra della difesa, dubbio Castan al centro, Mihajlovic potrebbe farlo riposare visti gli impegni ravvicinati di questo periodo con 3 gare in 8 giorni. E ora siamo alla Lega Pro, perché è pronto a tornare sul mercato il Teramo dopo l'infortunio del terzino Karkalis, la cui entità sarà meglio valutata nei prossimi giorni. Si teme la rottura del crociato, la priorità dunque è reperire un difensore di fascia. Oggi e domani sedute doppie di allenamento per la squadra biancorossa. Intanto ha parlato il difensore capitano, che ha sabato scorso sfiorato il gol nella gara di Sant'Arcangelo. Interpellato sull'esonero dell'allenatore Lamberto Zauli, Capitanio ha parlato di fallimento per tutta la squadra. Appena entrato così, avere una palla gol così limpida, però cioè, purtroppo Nardi è riuscito a prenderla. Quanto rammarico rimane? Molto, dai. Eravamo 0-0, ci potevamo andare vantaggio noi, purtroppo invece siamo stati pari ancora, però dopo 5 minuti abbiamo fatto gol, quindi la cosa è stata lieve, dai. Purtroppo dopo, negli ultimi minuti abbiamo preso gol, è stata una delusione incredibile, però dai, adesso già da sabato sera bisogna iniziare a vincere per forza. E a 3 ho fatto un anno solo, a 4 anni fa a Pontedera, abbiamo vinto campionato e fatto tutto l'anno a 3, invece a 4, cioè l'anno scorso ho giocato sempre a 4, cambia poco, dai.
Però da terzino sinistro ci hai giocato mai? No, no, mai, soltanto settimana scorsa così. Però cioè, il ruolo alla fine conta poco. L'importante è il massimo impegno e basta. Cioè il ruolo conta poco, alla fine. Adesso iniziamo bene, da oggi a prepararla. E sabato sera cioè, bisogna essere tosti. Cioè perché iniziano a esserci punti buoni in palio, quindi cioè, bisogna essere cioè, subito pronti per forza. Una sconfitta nostra è stata perché andiamo noi in campo. I mister ci possono consigliare, però cioè, alla fine siamo noi che scendiamo al sabato. E niente, dai. Adesso ci è arrivato il mister nuovo, abbiamo iniziato bene e da sabato sera bisogna iniziare a vincere. No, perché invece l'abbiamo fatto. No, ottima. Come tanti di noi ha tanta fame. E questo è quello che conta tanto. E a proposito di Teramo Fano, in programma sabato sera alle 20.30 al Bonolis, è stato designato l'arbitro di questa gara. Si tratta del signor Davide Andreini della sezione di Forlì. E questa era l'ultima notizia per quanto concerne il primo appuntamento con il TG6. Vi ricordo le prossime edizioni come sempre alle 19 e alle 23. Grazie e buon proseguimento di giornata.